ma anche perché proprio ho sempre vissuto, ho sempre conosciuto e ho sempre attraversato. E l'ho sempre vista come una realtà che è bella, come tante cose belle che abbiamo in Piemonte, ma come tutte le cose belle è molto fragile, perché io in questa realtà o vengo per progetti di rilancio turistico belli o vengo per disastri. È venuto dopo la nuvola. Ed è una situazione che ti fa capire quanto abbiamo una responsabilità grande, quella di preservare, di mantenere quella che è l'integrità dei nostri territori. Il problema è che tu li mantieni se li fai vivere, perché non c'è nessun altro meccanismo. L'abbandono porta al disastro. E quindi bisogna sempre stare in quel punto di equilibrio tra vivere un territorio rispettandolo, però rendendolo vivo, e dall'altra parte riuscire a far sì che tu punti su quelle che sono le leve della tua capacità produttiva, perché una famiglia deve decidere di venire a vivere a Dormea. Viene a vivere a Dormea se qui trova, o viene a Bagnasco, a Priola o a Lucetto, viene nella misura in cui ci sono i servizi che gli garantiscono magari di avere dei figli che possono andare a scuola, ma anche delle prospettive di costruire la propria vita. Quindi io credo che quello che voi avete fatto qua nel tempo, che state oggi rilanciando, sia la strada più corretta, la strada più giusta, ma lo sapete, i rapporti tra le Langhe e l'Alta Valtellina sono rapporti molto stretti, abbiamo molte progettualità che sono progettualità comuni, perché pensate che uno che fa 5.000 km per andare a Barolo, gli hanno problemi di farne 50 per venire a vedere delle montagne meravigliose, per venire a vedere un territorio. È proprio un concetto che dobbiamo toglierci dalla testa, immedesimandoci noi stessi nel nostro ruolo di turisti quando andiamo a fare i turisti in giro. Quando andiamo a fare i turisti in giro, se voi andate in Sud America e siete a 50 km da un posto, non ci andate. Cioè che non te lo fai più il problema ce lo facciamo noi nella quotidianità della nostra vita, dove sembriamo lontani. Ma non è così quando ti rivolgi al mondo. L'importante è naturalmente avere delle cose belle, voi le avete, ma anche i servizi. Perché se non ci sono i servizi, i turisti non vengono, semplicemente perché non sanno come venire. E il fatto che ricordavate la ferrovia, l'aver ottenuto il mantenimento della ferrovia seppur turistica ha due grandi vantaggi. Uno, che ti tengono la ferrovia, che altrimenti la perdi, perché dove non siamo riusciti a tenerla neanche turistica, l'abbandono, un po' di furti vari del rame, del ferro, di tutte le cose, fa sì che tu negli anni la ferrovia non esiste più. E poi arrivi a un punto di non ritorno per cui è troppo oneroso rimetterla in sesto e la perdi per sempre. Quindi averla tenuta turistica vuol dire averla tenuta. Quindi poi aspettando in futuro magari migliore per quanto riguarda le finanze pubbliche, il trasporto pubblico, intanto lei c'è. Ma dall'altra parte avete potuto fare quelle iniziative che avete ricordato, che voi qua fate già da tempo, siete stati tra i primi a fare tra l'altro nel nostro Piemonte, che ti permettono di spostare i turisti con un mezzo che di per sé è già un'esperienza. Perché noi abbiamo un turismo esperienziale, cioè quello che noi dobbiamo vendere è che qui si provano le esperienze, che sono vere. Negli altri paesi del mondo le devono fare finte nei parchi, fanno i parchi divertimenti dove fanno tutto finto e fanno provare l'esperienza di fare il formaggio, di vedere il treno a vapore, l'esperienza del cece, l'esperienza della storia delle sciabole, è tutto finto, non è tutto vero, e l'autenticità e la verità è quella che fa la differenza poi in quelle che sono le prospettive, anche perché il target nostro è un pubblico che sa apprezzare le cose belle, e non è la massa, ma noi nella massa non ci interessa, non avremo neanche i numeri per soddisfare la massa, a noi ci interessano persone che sanno conoscere le cose belle, che sanno valutare, sanno anche pagarle, perché poi alla fine dobbiamo anche ricordare che secondo me quella è la strada di tenere un turismo alto, che non vuol dire un turismo in Italia, non c'entra niente di Italia, c'entra un turismo di persone che qualitativamente sanno quello che vengono. Oggi ci avete dato una lezione peraltro di come si fanno anche a prendere i soldi del PNRR, perché l'architetto prima diceva una cosa molto giusta, questo lavoro è figlio di un lavoro precedentemente fatto su un altro bando che non è andato a buon fine. Cosa vuol dire questo? Bisogna provarci, che bisogna candidarsi, bisogna provarci, bisogna lavorare, e tutto quello che tu crei un po' ti serve, perché il patrimonio di studi di tutto quello che avete fatto lo metti poi a sistema per il bando successivo, ma anche perché oggi avere i parchi progetti con i progetti
perché i soldi europei scadono. I soldi del PNRR entro il 2026 tu li devi avere spesi. E allora cosa accadrà? Che molto probabilmente, questo avviene regolarmente sui fondi europei, quando ci si va verso la scadenza e ci sono dei residui, perché ci sono parti d'Italia che non spendono, per essere molto chiari, ci sono parti d'Italia dove non spendono. Allora per non restituire si riaprono le maglie, e nelle maglie prevedono di privilegiare chi è pronto a partire. E allora quel progetto che magari avevi fatto e che era di pronto nel parco progetti lo usa. Per questo bisogna progettare. Noi come regione abbiamo voluto anche finanziare proprio le progettazioni, e qualcuno, come sempre sono quelli che criticano, dicevano: ah, ma non si vedono i risultati. Se non hai progetti non vedi i risultati, e tu non puoi far lavorare gratis se non iscritti tutta la vita. Già lo fanno da anni, però non è una tentata vendita al loro mestiere, perché qui il mondo sta diventando così, per cui il professionista ti dice: proviamo, poi se va bene mi paghi. Non funziona così. Noi le persone dobbiamo pagare per il lavoro che fanno.